Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Mi vedete qui un po' così sportiva, voi non vedete, ma io sotto proprio i pantaloncini perché siamo tornati adesso dal rifugio Premassone in Valmalga. Un rifugio che si può raggiungere anche in auto, cosa che abbiamo prontamente fatto con la scusa di avere la Kiki con noi, ma la verità è che sono sportiva solo perché volevo camuffarmi bene tra quelli seri. Noi siamo andati solo a mangiare pizzoccheri, detta tutta la verità come va detta. Allora ragazzi, adesso col pancino bello pieno vi volevo parlare dei miei ripescati, ovvero quei prodotti che già abbiamo, sono lì nei nostri cassetti, li abbiamo dimenticati o accantonati non si sa per quale ragione, e che quando ritroviamo andando un po' a frugare, a pulire, a curiosare, effettivamente ci danno proprio quella sensazione come d'aver fatto un nuovo acquisto, perché ci illuminano, ci chiediamo ma perché l'avevo accantonato, forse era la stagione diversa, e danno tantissimo soddisfazione, perché appunto è come fare shopping nei cassetti. Prima però di dirvi quali sono i miei prodotti ripescati, che in verità a caso, ma forse inconsciamente non a caso, non lo so, sono tutti super glow, quindi adatti e perfetti per questa stagione. È vero, sì, molto calda e afosa, però in cui comunque vogliamo darci sempre una sistemata, essere belle radiose e luminose, in tema con questo solleone, vi volevo parlare di due prodottini che mi sono stati gentilmente inviati, omaggiati dall'azienda MC Mart. Ve ne parlo subito, attenzione, sono veramente carini. Non è tantissimo che li ho con me, anche perché poi ero andata in ferie e quindi li ho ritirati un attimo dopo, quindi li ho provati, però sul lungo termine ovviamente ci dobbiamo sicuramente aggiornare. Ve lo mostro così come l'ho visto questo asciugacapelli quando ho aperto la scatola, perché effettivamente vuoi che è la prima collaborazione e che qualcuno mi si è filato e vuoi un po' l'emozione e un po' la sua bellezza, effettivamente sono rimasta stupita. È un asciugacapelli, un phon, vedete delle linee veramente essenziali, un design molto minimal, semplice ma per questo elegante e oltretutto molto funzionale, perché è un po' più piccolo di un phon classico, un po' più grande di un phon da viaggio. Ho pensato subito a chi nel bagno ha il phon a vista, magari non lo ripone in un cassetto e ha il portafon, quindi sta proprio bene un bel phon così essenziale che si sposa bene con l'ambiente circostante. Oltretutto è anche molto leggero, quindi assolutamente funzionale. Vi dico qualche caratteristica. Innanzitutto il materiale non è plastica ma è alluminio e lega d'alluminio, è un unico blocco, quindi non ci sono saldature, viti varie. Non da meno è anche più silenzioso di un phon classico. Mi è rimasta in mente questa recensione dove c'era scritto che alla velocità media è un gatto che fa le fusa. Effettivamente sì, è più silenzioso di un phon classico. 1800 watt, non sono tantissimo perché ci sono phon anche da 2002, però è il necessario perché sia comunque efficace. Regali un'asciugatura rapida, perché effettivamente io quando l'ho acceso non ho sentito questo getto fortissimo, ero già preoccupata sulle tempistiche, invece no, io ci ho messo la stessa tempistica più o meno ad asciugarmi i capelli. E quindi è proprio una scelta, perché sopra i 1800 si va effettivamente a danneggiare il capello. Inoltre, cosa veramente importante, contiene un termostato che è in grado di rilevare delle temperature anomale e quindi prevenire il surriscaldamento dell'apparecchio. Non avete il diffusore se a qualcuna di voi interessa, però vi dico che avendo questa bocca così larga secondo me non è neanche così necessario, però rispetto alle mie esigenze ovviamente. Avete poi questo beccuccio che è ad incastro, così, facilissimo. E io mi sto trovando bene. Allora, sulla Kiki da Dio, perché appunto il fatto che non faccia così rumore, il fatto che il getto non sia così tanto forte ma alla fine renda benissimo, su di lei mi trovo proprio bene. Fabio manco li asciuga, però comunque sul capello corto, quindi anche se siete donne ma avete il taglio corto, perfetto. Sul capello lungo, quindi sul mio, avremo il test più difficile,
e su questo ci aggiorniamo. Però devo dirvi che insomma è un bel e buon prodotto, ben concepito, e quindi io vi lascio il link oltretutto di Amazon, quindi leggete anche le altre recensioni nell'info box. E niente, fatemi sapere anche voi se avete provato qualcosa, perché poi Socas fa, credo che si legga così, fa tantissime cose fighissime. Io ho già puntato degli spazzolini da denti che hanno proprio la custodia dello stesso colore dello spazzolino, fighissimi. Oltretutto anche questo phon a me l'hanno mandato in questo colore bianco e argento con i dettagli nel rosso, bellissimo. Ma io ho visto che li fanno proprio anche personalizzati con questa stampa tropicale, quindi ecco. Per poi chi, vi ripeto, è amante dell'arredamento, si può proprio sbizzarrire se diventa un elemento d'arredo alla fine, se è a vista nel bagno. Il secondo prodotto invece, vado a prenderlo perché me lo sono dimenticata di dare. Il secondo prodotto è questo dispenser di sapone a induzione automatica, quindi per lavarsi le mani. Vi dico molto sinceramente, quando l'azienda mi ha proposto questo prodotto, io ho detto non lo so sinceramente, anche perché voglio essere onesta anche con l'azienda, se un prodotto non mi interessa più di tanto, penso che non possa interessare a voi, non voglio neanche che loro lo sprechino, ecco. Loro hanno deciso di mandarmelo comunque integrandolo con il phon, e devo dire che sono rimasta stupitissima, perché innanzitutto Fabio, ho scoperto, non neanche lo sapevo, che ama questo tipo di dispositivi, perché sono fighi, punto, e perché non c'è contatto, perché, fatemi controllare che sia spento, perché altrimenti mi riempio di schiuma, sì, è spento, avete visto, io schiaccio sopra, c'è questo touch, diciamo, questo pulsante touch, si illumina la lucina chiara, è acceso, e rossa invece è spento, infatti adesso è spento e non facciamo danni. Mettete la manina qui, non c'è contatto, quindi noi lo abbiamo nel bagno, quello piccolino, al primo piano, cioè no, al piano terra, di servizio, richiama proprio i bagni di servizio, quelli dei ristoranti, dei luoghi pubblici, in cui effettivamente è importante che non ci sia contatto, che c'è invece con il dispenser classico. Abbiamo questa parte inferiore che è appunto il sapone, una ricarica da 300 ml acquistabile poi singolarmente, quindi una volta che avete il dispositivo dovete prendere solo la ricarica. Vi regala questa schiumetta, perché ormai la schiumetta rosa della Kiki è diventata famosa su YouTube, no? Scherzo, però la Kiki è impazzita, perché se mi seguite sapete che lei ama lavarsi le mani con la schiumetta, e quindi qua è il suo dio d'amore. Nulla, vi devo dire che è davvero molto comodo, la ricarica, quindi proprio il prodotto con cui andate a lavarvi le mani è fantastico, ha una profumazione fruttata, è una schiuma veramente ricca, cremosa, mi piace molto, quindi sono stupita, contenta di averlo ricevuto, Fabio anche, la Kiki impazzita. Io vi lascio il link al prodotto, perché oltretutto su questo prodotto ci saranno degli sconti che vi scrivo nell'info box, cumulabili fra di loro, e riuscite a pagarlo in questi giorni intorno ai $15, mi sembra. Vi lascio tutto nell'info box. Sapete che secondo me è veramente carino anche da regalare? Sì, anche questo, non so, effetto un po' chirurgico, però ci sta. Poi in tempi di pandemia, e speriamo che quello che ci riservi l'autunno e l'inverno non sia quello che abbiamo già passato, è credo un prodotto anche carino da regalare. Ora passiamo a quelli che sono i miei ripescati. Sul primo vado abbastanza veloce perché ve l'ho già mostrata, è questa BB cream che mi sono portata con me in vacanza di Pupa, crema idratante colorata più primer viso, uniformante e levigante per tutti i tipi di pelle, perché è anche oil free, però se l'avete già particolarmente grassa starei un attimo attenta, perché comunque illumina, è anche abbastanza idratante, quindi non vorrei che aggiungete qualcosa su una pelle che già produce abbastanza sebo. SPF 20, assolutamente importante da cercare, soprattutto in questa fase dell'anno, vi fa un effetto veramente glow che è la fine del mondo. È vero, non è che copre se avete il brufolo, l'imperfezione potente, però se
volete semplicemente uniformare e comunque con questo caldo, cioè piuttosto veramente che avere una base perfetta ma un viso, un'espressione insofferente, preferite che si vedano i vostri due difettini, ma sarete bellissime comunque. Affidatevi a questa tipologia di prodotti, io l'ho preso tante volte in passato, questa è la colorazione 001 Nude, ma l'ho preso anche nella colorazione Dark quando ero un pochino più abbronzata. E a proposito, chi ha detto che dobbiamo essere per forza abbronzate? Vi rimando a uno dei post che ho fatto ultimamente su Instagram in cui faccio una piccola riflessione perché sono appena tornata, come sapete, da 3 giorni al lago in cui ho beccato il diluvio universale, ma la gente si aspetta che tu torni abbronzata. Dà per scontato che ti piaccia l'abbronzatura, che ti piaccia prendere il sole, che il sole ci sia. Non lo so, questo trend, questo canone di bellezza che la donna debba essere abbronzata. Io vi dico onestamente, con un filo di colore che mi smorza proprio l'effetto pallido, mi vedo meglio anch'io, ma anche perché io sono a pois, oltretutto, perché ho anche le mie belle punturine di zanzare che raccolgo quando mi sposto da qui, perché qui non ci sono, e che risaltano molto sulla pelle chiara e va bene tutto. Però, detto ciò, due goccine autoabbronzanti, cioè a me stare al sole mi deve proprio andare quel giorno, non è una cosa che mi piace, non sono una lucertola. Oltretutto, se non fatto nel modo giusto, fa anche abbastanza male. Ma perché? Io faccio notare agli altri che sono troppo alti, troppo magri, troppo grassi, troppo bassi. No, quindi perché troppo abbronzati? Perché dovete far notare una persona che è troppo bianca? Io sono a mio agio con me stessa, Dio grazie, perché ci è voluto tanto anche per essere totalmente a mio agio di fronte a chiunque e in qualunque ambiente nella mia vita. Quindi lasciatemi a mio agio bianca, grazie. E anche se siete bianche, però l'effetto glow vi piace comunque. Guardate, ho riscovato questo prodottino, che sono sincera, non saprei neanche dirvi dove reperire. Ve lo dico a parole mie, sì, è un olio di Monoi del brand Hey Poa, credo. Vediamo, sì, è proprio questo brand qui. Infatti non avevo preso quello al Monoi, così sempre un po' glow di Rocher, perché ricordavo di avere questo. Mi ha proprio acceso questo ricordo e sono andata a ripescarlo. In pratica è olio Monoi cocco, che innanzitutto è idratante e nutriente, ma vedete il colore, voi lo mixate ovviamente. Non diventate arancio, adesso ve lo faccio vedere. È vero che il profumo è buonissimo, però non serviva che io facessi questo disastro. Per mostrarvelo, comunque, immaginatevelo sulla gamba, vedete la mia mano a confronto, cioè che ovviamente è così bianca come la luna, però con questo effetto glow vagamente, vagamente colorato, ma proprio vagamente, un po' l'effetto proprio dell'olio, che comunque è illuminante di per sé, è bellissimo. Quindi questo prodotto, se non lo uso adesso, non lo uso più. Nel frattempo, dopo anche un impegno, sono qua tutta piena di olio, tutta glow, quindi mi diranno che sono troppo bianca e troppo glow. Passiamo al terzo prodottino ripescato, che è alla mia età, quindi non lo so, forse lo trovate in qualche outlet Pupa, comunque non è un indispensabile, però questo video è più un invito a far shopping nei vostri cassetti e farmi sapere cosa avete ripescato, anche perché poi passa la stagione, quindi le cose glow perlomeno tiratele fuori adesso tutte. Mi scuso, c'è una macchia che ho fatto tempo fa, non mi ricordo neanche come. Eccolo qui, è questo prodottino sempre di Pupa. Chissà, non ho tante cose di Pupa, però si vede che quelle glow sì, è una powder shimmering powder. Polvere scintillante corpo e capelli, a parte che è molto carina, infatti io la tengo sempre esposta in bagno, motivo per cui dico usala. Siamo sicuri di voler fare questo casino? Perché qua ormai facciamolo qui. Voi spruzzate così, non si vede niente. Non so se la camera riesce a cogliere. Comunque spara tutti questi glitter minuscoli, microscopici, non hanno profumo, anche per i capelli.
quindi fantastico. Io direi un prodotto più da utilizzare la sera, perché con la luce proprio del sole vedete i glitterini, seppur sono veramente minuscoli e ben fatti, principalmente sull'oro, però la sera quella spruzzata sul décolleté, sui capelli, è un prodotto che devo cercare di comunque portare avanti, smaltire proprio in questo periodo. E proseguiamo ancora un prodottino Glow di The Balm, l'Hot Mama, è questo blush. Questi blushettini ben vissuti, come vedete, costano secondo me intorno ai 14 euro, ecco, più di 10, meno di 15-20. Io ne ho diversi, oltretutto uno l'ho praticamente finito perché negli anni ho usato solo lui. Questo è una specie di pescato corallo, qua lo ho ovviamente stratificato parecchio e ha delle microperlescenze, sì, sull'oro, che però con il pesca e il corallo diventano quasi un po' pink. E è un blushettino che, diciamo, non è il mio colore, perché io sono più sui rosati, ma in questa stagione e soprattutto con questo effetto luminoso è davvero carino. Infatti quando io metto questo, di solito non metto neanche l'illuminante, perché poi non voglio essere un lampione, quindi se il blush è già abbastanza luminoso lo tiro piuttosto un po' più alto e è un effetto bellissimo. Questo non riesco a usarlo in inverno, mi vedo più con cose rosate in inverno, quindi sto cercando di mettermelo lì davanti in questo periodo. Ho anche il bronzer di questi così a calamita di cartone di The Balm. Ripeto, non sono super low cost, non sono neanche high cost, durano nel tempo, ve li potete portare dietro perché sono comodissimi, super compatti, occupano poco spazio, pensate alle volte a quelli super bombati, quindi sì, dei prodottini veramente carini. Ultimo prodotto, anche perché credo che sia scaduto il mio tempo per stare qui con voi, purtroppo io ci passerei le giornate alle volte, è questo eyeliner, vi stupirò, di Essence Crystal Eyeliner. In questo, in verità, non ha colore proprio. Vedete, è luminoso sull'argento pink. Non ha un vero e proprio colore, soprattutto se fate una linea sottilissima, perché io in questo momento vi ho creato quasi una macchia. Ma se facciamo una linea sottilissima, vedete, non è che create una linea di definizione. Però ho detto, potrebbe essere lì ancora 10 anni e io non toccarlo mai, perché quando è che mi viene in mente di usare questo eyeliner? Allora me lo metto lì alla portata, così quando comunque con questo caldo non uso ombretti e non sto lì a farne tante, però voglio, che ne so, proprio rispolverare qualche prodotto vecchio, lo uso. Infatti l'ho portato anche in vacanza, proprio solo qui anche sul condotto lacrimale. Adesso ho il mio, adesso sono anche un po' rovinata come make-up e tra l'altro senza specchio, ho paura di cavarmi un occhio, però lo uso proprio dove mettete l'illuminante, diciamo nel condotto lacrimale, che adesso avevo su quello nero, quindi non vorrei che venisse un pastrocchio. Ecco, vabbè, sto esagerando, quindi non so se si vede, forse in questa posizione sì. E allora, a distanza è una cosa che non notate, però vicini, cioè a questo metro, mentre vi muovete avete questo luccichio, che comunque non sono glitter grossi, non è una cosa invadente, sono carini, danno quel punto di luce. È un prodotto che non vi dico andate a comprarlo, vi serve, è fantastico, anzi è anche meno liquido, un po' più gelloso, un po' più compattino del classico eyeliner di Essence, però già che lo avete o già che lo ho, voi avrete altre cose da rispolverare, me lo metto lì, così che fosse altre 10 volte piuttosto che niente, lo uso quelle 10 volte lì. Bene ragazzi, grazie mille per l'attenzione, noi ci sentiamo come sempre nei commenti, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.